Stefano Pieretti di ADL Cobas. Siamo qui davanti alla sede di IRA Altavita. Voi siete qua con i lavoratori per protestare proprio mentre i dirigenti sono riuniti in consiglio. Cosa chiedete? Noi chiediamo sostanzialmente che rinuncino a questa idea pazzesca di esternalizzare i servizi alla persona al Bolis, perché riteniamo che questa cosa, oltre a squalificare dal punto di vista della qualità questa struttura, comunque non vada nella direzione di risolvere quelli che potrebbero essere eventualmente i problemi economici. E lo chiediamo soprattutto alla luce di quello che ha detto il presidente di Altavita IRA nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, dove diceva che con questa esternalizzazione si risparmiano 400.000 euro. Noi crediamo che un ente come questo, che ha una grossa quantità di capitali, che ha un bilancio così importante, non possa non trovare il modo di risparmiare 400.000 euro, magari razionalizzando meglio il servizio e lavorando, diciamo, in altri campi. Per cui oggi siamo qui con i lavoratori proprio per dire in maniera molto chiara e definitiva che noi non accetteremo nessun tipo di esternalizzazione, anche perché l'esternalizzazione significherà per i lavoratori che andranno a finire sotto la cooperativa uno stipendio più basso, una qualità della loro vita lavorativa molto peggiorata, e per quello che abbiamo come esperienza ormai acquisita in questi anni in giro per il Veneto, anche una qualità bassa di quello che è il servizio che verrà fornito all'utenza. Siccome questa è una struttura che è sempre stata un'eccellenza per quanto riguarda Padova, riteniamo che una scelta di questo genere non possa essere accettata. In ballo quanti lavoratori ci sono? Il destino di quanti lavoratori? Stiamo parlando di una sessantina di lavoratori che andrebbero a finire sotto la cooperativa e di una quarantina di lavoratori che attualmente sono impiegati in modo precario, che verrebbero invece lasciati a casa. Quindi da questo punto di vista è evidente che anche per quanto riguarda l'occupazione l'impatto sarebbe veramente traumatico.